Buongiorno, benvenuti nella mia rubrica Cosa ci mangiamo stamattina? Intanto ho comprato qualcosina. Sì, c'ho il bicchiere della Nutella, ci ho lasciato l'etichetta. Allora, abbiamo comprato un condiriso in salamoia. Piselli, quelli super economici. Un formaggio economico, una fetta e il mio preferito, lo yogurt. Quel vasetto è un po' ammaccato, ma è gallette di farro. Vediamo cosa mi invento stamattina. Un altro yogurt qua. Vediamo stamattina cosa ci mangiamo. Tiriamo un po' più sulla fotocamerina. Cosa abbiamo qua? Il frigo piange, ma va bene così perché tanto non ho bisogno di molte cose. Allora, prendiamo due pomodori, abbassiamo un po' l'inquadratura. Sì, magari un pomodoro. Poi prendiamo il formaggio e uno di questi, formaggio, le gallette. Ho in mente una cosa buona. Sì, i fornelli sono da pulire, magari. Lo farò, giuro che lo farò. Sale. Allora, peperoncino e spezie varie non ne uso più. Perché? Ah, qua c'è il piatto sporchi, benissimo. Proviamo. Voilà. Tagliamo pomodoro. Togliamo questo pezzettino. Sono un po' maldici perché fa caldo, però i pomodori non vanno tenuti in frigo, quantomeno prima di consumarli, perché il freddo gli toglie il sapore. Ora, a livello chimico non lo so spiegare perché avevo visto in un video, ma c'è una sostanza dentro che col freddo perde sapore. Sono qua, eh. È che l'inquadratura, devo comprare la telecamerina, quella piccolina. Vedete? Devo comprare una telecamerina piccola. Cos'è? La GoPro, no, la GoPro, scusate, la Instant 360 Go, quella nuova bianca. Comunque, prendiamo un paio di gallette. Visto che non sto mangiando carboidrati, prendo 4 gallette di riso, non sono troppe. E poi ci metto anche un po' di formaggio. Poi, allora, pomodoro, un po' di sale, rompiamo le gallette, vediamo, a me piacciono questi pacciughi qua, allora, questo, poi, mettiamo un po' di formaggio rosso, quello con la buccia rossa. Ma non tanto, un pochino. Ha un buon profumo comunque. Comunque ragazzi, io non lo so, ma non si può più comprare niente. Costa tutto caro. Ora, dal supermercato che vado io di mattina, che è aperto H24, lì, cioè, veramente, io di solito non compro lì, però tante volte per comodità al mattino, purtroppo, se ho fame e non ho fatto la spesa, siccome io lavorando di notte, comunque, vediamo un po' se riesco a inquadrarmi meglio.
Io lavorando di notte comunque, così mi vedete cosa c'ho dentro al naso. Purtroppo a volte non riesco ad andare a comprare perché mi sveglio troppo tardi. Quindi adesso prendiamo lo yogurt. Mettiamo uno e due cucchiai di yogurt. Allora, ci abbiamo messo questo e questo. E adesso i piselli no, stamattina niente piselli. O forse ce l'ho, ora vediamo. No, l'ho finito, quelli là che avevo aperto ieri mattina, che l'ho mangiato ieri sera prima di andare a lavorare. Però va bene. Mettiamo un po' di questo. Mi viene già l'acquolina, un po' di sale con goccio, un goccio d'olio d'oliva, un goccio di glassa di aceto, ma un goccio proprio. Poi nel mio frigo che piange abbiamo ancora però un po' di senape, un po' di ketchup e adesso impastiamo. Questo. Ragazzi, spaziale, a me piace questi pacciughi, quindi per oggi spero di riuscire poi a fare delle inquadrature migliori perché devo trovare la telecamerina giusta. Non so se prendere quella o l'altra, quella che riprende da tutte le parti a 360 gradi, che anche quella va bene comunque. Però quella lì, la Instant 360, quella piccina, secondo me è meglio perché è proprio piccola, la puoi mettere anche qua sopra gli occhiali addirittura. C'è la sua pinza. Sì, non è fatta per metterla sugli occhiali, però se in casa fai qualche video, tanto non ti vede nessuno, te la appoggi qua, oppure non so se la puoi mettere qua, puoi spostarla. Quella lì è molto leggera, quindi viene bene. Va bene, anche stamattina della serie Che cosa ti mangi stamattina abbiamo finito. Ci vediamo domani mattina. Ciao.